In realtà, a pochi giorni dall'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, l'America è al centro di una delle campagne più aspre, più combattute, più identitarie forse che noi possiamo ricordare, e tutto questo in qualche maniera esalta le molteplici identità di una nazione continente che è ancora oggi la più grande delle democrazie che è la più vibrante, vivace democrazia del pianeta. Ora, se uno dovesse riassumere le molteplici identità di questa nazione continente, sicuramente, diciamo, i filoni sono quelli del hardware e del software, cioè la realizzazione della nazione e il pensiero, l'immaginazione, i sentimenti. È un po', diciamo, la convivenza fra la Casa Bianca e Hollywood. Sono le due incarnazioni, in realtà, dell'anima dei pionieri, degli esploratori. Uno aveva bisogno del carro per superare il fiume Ohio, ma aveva bisogno del grande slancio morale, la passione, l'emozione, il sogno, l'immaginazione di quello che si poteva trovare sull'altra sponda. Questa è un po' la convivenza fra la realtà e l'immaginazione. E noi abbiamo qui due protagonisti di eccezione con i quali vorrei iniziare e accompagnare questo dialogo, questo confronto, questo viaggio dentro l'America del 2020 per capire come politica e immaginazione in realtà si riflettono, convivono e quindi naturalmente come la politica americana e il cinema, che è come dire, la concretizzazione più illuminata, più avvincente dell'immaginazione della nazione di Hollywood possono esprimere. Dunque, io farei questa domanda prima a Monda e poi a Fabrini, chiedendogli di rispondere fondamentalmente a questa prima suggestione. Come nel 2020 convivono l'aquila e la farfalla? Innanzitutto saluto Maurizio Molinari, mi piace la suggestione dell'aquila e la farfalla, ringrazio per le belle parole Paola Severino ovviamente. Convivono non diversamente da come hanno vissuto, convissuto in tutti questi decenni. È vero quanto tu dici che stiamo vivendo una campagna elettorale quanto mai aspra, anche molto volgare in alcuni momenti, ricordiamo il primo dibattito tra Trump e Biden. Anche più violenta di tante altre volte. Tuttavia, i pedoni, ma anche i cavalli, gli alfieri, insomma, tutti coloro che si stanno scontrando sono sempre gli stessi, sono sempre al loro posto. C'è un elemento nuovo, o relativamente nuovo, che è l'avvento del populismo, che ormai conosciamo da qualche anno, e la personalità di un presidente che è il più populista tra i tanti presidenti degli Stati Uniti. Solo nell'Ottocento Buchanan è stato un presidente con qualche cenno simile, con qualche elemento simile. Il cinema, e faccio una breve parentesi perché Paola Severino prima ha ricordato la mia cattedra di autori di Hollywood, il rapporto tra arte e industria. Ecco, non esiste arte che non abbia a che fare a sua volta con l'industria, è un'illusione molto europea e molto nostrana quella di svincolarla. I pittori e gli artisti hanno sempre a che fare con i loro committenti e con i mercanti, gli scrittori con gli editori, eccetera. Hollywood è detta fabbrica dei sogni con molta chiarezza, perché in questa frase c'è l'elemento industriale, la fabbrica, l'elemento onirico e artistico che è quello dei sogni. Ma arriviamo al punto della tua domanda, Maurizio. Io ho preparato un pochino di clip cercando di fare un'analisi a volo d'uccello su come il cinema ha raccontato la politica americana. La gran parte del racconto, della narrativa, è un racconto severo, duro. Il luogo della politica è visto come un posto di misteri e corruzione, di segreti e squallori. Questa però è la maggioranza, non è esclusiva questa narrativa, perché basta pensare, ad esempio, al cinema di Frank Capra, qui abbiamo per esempio un'immagine di Mr. Smith va a Washington, per capire come all'interno di questa corruzione, all'interno di questo mondo visto necessariamente come sporco e infido, lo spirito americano vede anche la forza di reagire. Poi ci sono alcuni registi, tanti registi, che cercano di raccontare la dialettica che c'è tra appunto questi due poli estremi.
e partirei, se siete d'accordo, se avete la pazienza, con una sequenza che ho preparato da un film di 71 anni fa, del 1949, che racconta già il populismo al potere. Se vi fa piacere ve lo faccio vedere subito, posso? Prego. Il film si chiama Tutti gli uomini del re, è tratto da un romanzo famoso che vinse il premio Pulitzer di Robert Penn Warren. Il film venne tratto l'anno successivo, ripeto, 1949, e racconta di un governatore che, ispirato alla figura di Huey Long, non devo certo spiegarvi di chi si trattasse, è stato il governatore della Louisiana, sembrava irresistibile l'ascesa di Huey Long, finché venne ucciso in un attentato. Se ascoltate come parla Long in questa versione cinematografica, per motivi ovviamente legali, non si chiama Long ma si chiama Stark il personaggio, ed è interpretato dal grande attore Broderick Crawford, ve lo ricordate nella strada di Federico Fellini, ebbene sentirete delle affinità abbastanza impressionanti con l'attuale populismo e in particolare quello del presidente degli Stati Uniti. Se volete vediamo la prima sequenza. Ladies and gentlemen, it gives me a great deal of pleasure to introduce to you that true man of the people, the next governor of the state, Willie Stark. My friends, I have a speech here. It's a speech about what this state needs. There's no need in my telling you what this state needs. You are the state and you know what you need. You over there, look at your pants. Have they got holes in the knees? Listen to your stomach. Did you ever hear it rumble for hunger? And you, what about your crops? Did they ever rot in the field because the road was so bad you couldn't get them to market? And you, what about your kids? Are they growing up ignorant as dirt, ignorant as you, because there's no school for them? No, I'm not going to read you any speech. But I am going to tell you a story. It's a funny story, so get ready to laugh. What's he up to? Get ready to bust your sides laughing, because it's sure a funny story. It's about a hick. A hick like you, if you please. Yeah, like you. He grew up on the dirt roads and the gully washes of a farm. He knew what it was to get up before dawn and get feed and slop and milk before breakfast and then set out before sunup and walk 6 miles to a one-room slab-sided schoolhouse. Oh, this hick knew what it was to be a hick, all right. He figured if he was going to get anything done, well, he had to do it himself. So he sat up nights and studied books. He studied law because he thought he might be able to change things some for himself and for folks like him. Now, I'm not going to lie to you. He didn't start off thinking about the hicks and all the wonderful things he was going to do for him, no. No, he started off thinking of number one. But something came to him on the way. How he could do nothing for himself without the help of the people, that's what came to him. And it also came to him with the powerful force of God's own lightning back in his home county when the school building collapsed because it was built of politics rotten brick. It killed and mangled a dozen kids. But you know that story. The people were his friends because he fought that rotten brick. And some of the politicians down in the city, they knew that. So they rode up to his house in a big, fine, shiny car and said as how they wanted him to run for governor. Sadie, he's wonderful, wonderful. And he swatted it. He looked in his heart and he thought in all humility how he'd like to try and change things. He was just a country boy who thought that even the plainest, poorest man can be governor if his fellow citizens find he's got the stuff for the job. Well, those fellas in the striped pants, they saw that hick. And they took him in. Willie, what are you trying to... There he is. There's your Judas Iscariot. Look at him. Lick spittle, nose wiper. Look at him. Look at him. Hey, hey, hey. Hey, you. Dummy, look at him. That's a lie. Look at him. Look at him, boy. Look at him. Look at him. Look at him. Look at him. Now, shut up. Shut up, all of you. Now, listen to me, you hicks. Yeah, you're hicks, too, and they fooled you 1,000 times, just like they fooled me. But this time, I'm going to fool somebody. I'm going to stay in this race. I'm on my own and I'm out for blood. Now listen to me, you hicks. Che cosa è successo durante l'amministrazione Trump? È successo che il mondo dello spettacolo si è schierato come mai prima contro l'amministrazione di Washington.
al punto tale che ha sposato una versione del politically correct che è arrivata a dettare addirittura le condizioni ai produttori, ai film, ai registi. Ora, il vero punto interrogativo è questo: se il populismo di Trump, per reazione, non sta facendo nascere sul fronte opposto un populismo liberal che rischia di indebolire dal di dentro il Partito Democratico, e se forse questo non spiega perché Joe Biden, in tutte le mosse che lui sta facendo, lui sta sostanzialmente tentando di attirare quanto più possibile voti moderati e centristi, allontanandosi invece quanto più possibile dalla sinistra del Partito Democratico. Antonio, se la domanda è per me, vado avanti, a meno che il professor Fabrini non vuole dire prima qualcosa. No, dica pure lei, poi magari... Non solo condivido totalmente quanto ha detto Maurizio Molinari, lui lo sa perché mi ha fatto la cortesia di ospitare un pezzo al riguardo. Io credo che, per esempio, quanto succede ad Hollywood sia una scelta catastrofica, non solo da un punto di vista artistico, ma anche da un punto di vista politico. Cerco di spiegarmi meglio. Il riferimento è alla nuova norma dell'Academy. L'Academy è l'istituzione prestigiosissima e potentissima che tra le tante cose assegna gli Oscar, secondo la quale il miglior film, che è la categoria più importante, non è più eleggibile, un film non è più eleggibile per la categoria miglior film se non ha una quota destinata a minoranze. Allora, innanzitutto ben due dei film dell'anno scorso non sarebbero eleggibili perché non c'è nessuna minoranza tranne i bianchi, né in Irishman né in 1919, ma è lunghissima la serie di capolavori assoluti, ne cito due, Il Cacciatore e Il Padrino, che non hanno appunto questo requisito. Quello che può essere comprensibile con l'affirmative action, discutibile ma comprensibile, se non sbaglio è nel 1963 che viene, ma qui mi correggerà il professor Fabrini, e diventa mostruoso in campo artistico dove la libertà non può essere censurata. Io arrivo a dire una cosa e mi fermo subito, poi dopo che avrà parlato il professor Fabrini vi mostrerò una sequenza proprio sui Clinton, Trump, a mio avviso, non al contrario di quello che dice Maurizio, ma in aggiunta a quello che dice Maurizio Molinari, Trump rappresenta la reazione degenerata e barbara alla follia di una certa correttezza politica, alla degenerazione della correttezza politica, all'ottusità di alcune scelte che portano per reazione a questa barbarie.